fate prima. E quindi dovete andarci per forza. Se non fate cattiva figura. Me l'hai visto. Poi non ci andrete. E lei ha quel morto di fame, non ce lo sposa. E non è un morto di fame. Ah, certo, capisco, non è un morto di fame. È uno dei quei soliti ragazzuoli che aspettano la fortuna dell'eredità della zia che muore. E nel frattempo questa zia non muore mai. E lui si mangia tutta l'eredità di mia figlia. Non ci dimentichiamo che quella è un'eredità che mi sono guadagnato io col sudore della fronte. Della fronte? Sì, io vengo dal niente. Io ho tirato i caretti. Sì, io ho portato i sacchi sulle spalle. Sì, tutte queste cose. E allora che facciamo? Ora andatevene a casa e non ci vogliamo. Oh, ma che maniera! Ma parla, io non ci volevo venire. Io lo sapevo, te l'avevo detto che non dovevamo venire. Ma lo sai che cosa ti dico? Che se tu sei il padre, io sono la madre. Ecco. Ah, abbiamo saputo che è tua madre. Te la presento, la sua mamma. È conto qualcosa, sai? Ah, sì. Oh, se dobbiamo dare sempre conto al tuo giudizio, questa non si sposa più. E per quello è troppo alto, e per quello è troppo basso, e per quello non si è dato. La madre, mamma! Ma insomma, la vuoi far rimanere zitella a tua figlia? Devo rimanere zitella? Oh, sì, non iniziamo, a me non importa, tu ti sposi a chi dico io, se no rimani zitella, ti fai monaca, che non mi interessa. E quindi ora andate che non ci vuole altro, ma che facciamo? Volete che vada a casa io, metta a fare le faccende di casa e poi vi mettete qua e tirate l'azienda avanti con 700 operai? E che facciamo? Andiamo, forza a casa. Va bene, ce ne andiamo. Meno male. Ma poiché non capisci che cosa significa cortesia, scostati! E rompiti pure le reni, perché a me non me ne importa proprio nulla. Guarda, ora mi mette a piangere, si è portato anche il cuscino. Oh, anche il sigari. Un'azienda, madre e figlia, una società hanno fatto che quella dava ragione a mio padre. Ha fatto bene, mamma. Ma dico io, ma il mio dipendente De Biasi, adducendo nel vostro rapporto scritto De Biasi parla troppo e sottolineaste la parola parla. Sicuro e lo sospendo. Ah, lo sostenete? Sì, parlava troppo. De Biasi è diventato muto. Ah, muto, non parla. No, sono andato a trovarlo in clinica 2 settimane fa. Non parlo, mi fa secco. Commendatore, ma che colpa mia? Che colpa mia? Commendatore, guardi, la sua malattia è di carattere nervoso. Ma che nervoso? Ma quello parlava benissimo. No, balbettava. Ma che balbettava? Aveva una leggera balbuzia. No. Balbettava. Sentite, ma chi 5 minuti fa è venuto nel mio ufficio e mentre fuori c'era il sole che spaccava le pietre, non sappiamo se ci salviamo da questo diluvio universale. A chi? Io? Ecco, voi, sempre voi, Belisario Malvurio. Voi! Maledetta! Ma lo vedete? Quelli là fuori vi conoscono altro che... Mamma mia bella! Ma commentatore! Quelli vi conoscono! Ma commentatore, no? Ma queste sono buffonate, sono! Buffonate! Ma forse voi vorreste addossare su di me le responsabilità di certe vostre fissazioni? Io non voglio addossare niente, so solo che per tutte queste belle cose io sono costretto a licenziarvi. Ah, così per la vostra fantasia voi mi credereste un... malaugurio. Malaugurio, cosa avete detto? No, ho detto malaugurio. No, voi avete detto malaugurio. No, ho detto malaugurio. No, io l'ho sentito benissimo. Voi avete detto malaugurio. Ebbene sì. Sì, voi, Belisario Malvurio, voi siete un iettatore, i vostri occhi non sono occhi normali, sono raggi mortali, voi siete pestifero, tellurico, catastrofico voi siete il terremoto di Messina, siete! Benissimo, io sono il terremoto di Messina, io sono tellurico, apocalittico, catastrofico! Ma voi me la pagherete? Sì, io sono disposto a pagarvi a peso d'oro. L'importante è che me ne andate da qua, che non vi voglio più vedere dalla mia chiesa. Commendatore, l'avvocato Donati vi manda a dire che la macchina nuova non può uscire. Si è rotto, l'ho spinta oggi. La macchina nuova si è rotta con me. Io cammina benissimo. Per ciò cammina. Bisogna dare la carica agli orologi. Ha poi la risposta pronta per tutto. Sempre! Sentite, spiega. Spiega, siamo ci lontano, siamo, sì. Tenete.
Allora, noi lo stesso andiamo all'appuntamento. Mi raccomando, non lo facciamo sentire, sennò non ci arriviamo neanche all'appuntamento. Andate. Benissimo. Questo fissato. Sì, sono fissato, sì. E il signore è arrivato alla santa. Ah, vengo subito. Vieni anche tu, Rosina. No, andiamo. Rosina, vedi qua che ti devo parlare. Vengo. Dimmi, papà. Rosina, bella. Ma quanto sei bella, E come vuoi? Ha un po' di tempo che ti vedo migliorata nel tuo aspetto. Se lo dici tu, papà. E come Rosina sta passando o è passata? Può darsi che sta passando. Oh, meno male, figlia mia, meno male. Non uscite stasera, non andate al cinema, al teatro. Ma come? Prima volevi che non uscissi mai. Prima era un'altra cosa, ora ho la tua promessa e sono contento che... Vabbè, papà, e per stasera preferisco stare a casa, pomeriggio e poi me ne vado a dormire. E stiamo per a casa per me. La santa porterò anche il tuo vestito. Sì, vai, guarda com'è bello, sai? Teresa, che c'è? Hai sentito? Una semplice simpatia. Dio ce ne scansi delle semplici simpatie. Anche la nostra fu una semplice simpatia. Guardaci qua, dopo 30 anni come ci ritroviamo. Quando sei sempre tu spiritoso. Sì. Comunque, ma chi era sto giovanotto? Lo conosci? È un bravo ragazzo, corto, serio. Ah, e tu ti hai parlato mai? Sì, me lo presento Rosina in casa dei De Vita. Ah, me l'ho capito, in casa dei De Vita. Che cosa può venire di buono in casa dei De Vita? In casa dei De Vita vengono solo scansafatiche e squattrinati. Immagino chi è questo tizio, che sarà uno di quei ragazzi che camminano con la camicia a quadretti, pantaloni in tela blu, capelli alla terzanna, motocicletta, 3 centesimi in tasca. Non è vero, sono tutti giovanotti di buona famiglia. Sì, sono tutti delinquenti di buona famiglia, tutti delinquenti. Ti sbagli, e se io mi ero dimostrata favorevole a questo fidanzamento è perché il giovanotto si era dimostrato diverso da come tu immagini. Io vado. Insomma dire, bene. No, commendatore. No, San Maria, dovete, l'ultimo bacio me lo dovete dare. No, ecco, sì, San Maria. Poi dico, ma poi io che c'entro in questi vostri drammi amorosi? Che c'entro? Lo capisco, ma sono costretto ad andare. È meglio così. Ma San Maria... No, commendatore. No. Commendatore. No, addio. Addio, San Maria. San Maria, addio. Sbarrabocciate, sì, pronto? Sì, sono io, sono San Giovanni, sono. No, sono il commendatore, chi è? Che succede? No, come? Mamma mia! Papà! Ma avete chiamato i pompieri! Papà, che è successo? Ma avete usato tutti gli istintori che abbiamo! Papà, che è successo? Un momento, chiamate donati! Vengo subito, vengo immediatamente! Ma che sa? È un momento, lasciatemi parlare! Sì, vengo subito! Lasciate che ce l'ha aperto e vengo in un attimo! Ma che è successo? Sì, però arriva io! Ma che è successo? Siamo rovinati! Siamo rovinati! Ma si può sapere? Lo stabilimento è in fiamme! Oh, lo sapete! Lo sapevo le conseguenze! Ma come sta? E come stato le conseguenze quando sei andato, lo sapete! Ma voi non mi avete detto niente, commendatore! Come tu hai detto niente? Oh, tu hai detto quello che devi fare, non te l'ho detto! No! Come glielo ho detto? Ma come non glielo ho detto? Guarda che vai dall'autista, vai! E fai preparare la macchina che devo partire immediatamente, devo partire! Eh sì, ma prima vado a prendere le tazze, come tanto vuoi! No, se va a prendere le tazze, le sapete! Ma vai da sola! Che lo vada a prendere! Che lo vada a prendere!
alimentate il fuoco, alimentate. Grazie, San Maria, grazie. Alimentate il fuoco, sì. Del giorno io non vengo però. Oh, un affare urgente da spiegare, sì. Sì. Va bene, Donati. Donati, devo chiudere. Donati, fatemi chiudere, Donati, sì. Mamma mia, che scocciato. Andiamo di là, fatti delle pazze d'acqua fredda. E non vi preoccupare, signorina. Ora piano piano. Guarda, si era così rotta la gamba, si era spezzata. Guarda, vai a raccogliere sti gocci. E ringrazia Dio, ringrazia Dio, ringrazia. Ringrazia Dio. Come si è sviluppato questo incendio? San Maria, ma chi ci deve sorvegliare il genio come si è sviluppato? Qua abbiamo una fortuna. Però mi dovete promettere una cosa, San Maria. Voi non mi dovete lasciare. Tanto, papà. Sì. E tu pensi che papà tuo ti potrebbe rendere infelice? No, papà, non lo credo. Brava. Allora, guarda che mi stava venendo in mente. Stavo pensando a mio papà, tuo nonno. Ah, era un bel uomo, eh? Un corazziere era, alto, bello. Eppure suo papà, mio nonno, il tuo bisnonno, è vero, Rosina? Poveretto, chi l'avrebbe detto? Con un fisico come quello, con una gobba così grande, e come quella di San Maria. Ecco. Ma ora che c'entra San Maria? Sembra San Maria che ha in bocca questa. Ma che c'entra San Maria la gobba? Ah, già, perché vorresti dire che San Maria non è gobbo? Ma dove l'hai fatta la gobba San Maria? Ma che c'è la gobba San Maria? Ma quello che, quest'amore che riservava mia nonna, che stava rechiuso in questo corpo così poco armonioso nel suo fisico, ma abbiamo illustri artisti, pittori, poeti, che sono un pochettino, come direi così, no? Abbiamo Leopardi, prendi Leopardi, con una mente, eppure nel suo fisico poco armonioso, mezzo sciancato, con questa gobba enorme, vedi che mente. Rosina, ma tu ti saresti sposata a Leopardi? Certo, papà, con Leopardi sì. Vabbè, figlia mia, tu camperai 100 anni, camperai. Dillo alla tua mamma che cosa non dica. Con Leopardi mi sarei sposata. Senti, con Leopardi si sarebbe sposata. E noi saremmo diventati, per grazia sua, i suoceri di Leopardi. Gervasio, io non... Ma chi? Veramente tu ancora non hai parlato. Non l'ho detto, ora. No, papà, non l'ho detto. E cosa c'è c'ero sulla punta della lingua ce l'ho. Si chiama Alberto. Alberto San Maria. Chi? San Maria. Chi è? Alberto San Maria. Il gobbo! Senti che gobbo! Ma che è il gobbo? Ma io ti fa sempre fissare col gobbo, ma non è il gobbo! No! Ma finisci a ammazzare, a furia di dire che è gobbo, mi la fai crescere davvero sta gobba, non poverino! Papà, non posso! Sì, un bel ragazzo di bella famiglia, ma non avresti mai pensato di proporre un tipo simile! Ma come no? Io parti sì e lui no che è bello! Hai fatto una scherziamo! Mi hai detto di sì, ma di dove non posso? Non hai voluto che mi fidanzassi con un uomo che io adoravo e che mi adorava solo perché gli avevo detto che sta sempre per la gobbo! Ma che cosa? Che favore tu? E tu dove mi devi sposare un ragazzo povero? Tu devi sposare un ragazzo degno della tua condizione, con una posizione! Certo! E che possiede San Maria? Niente! San Maria ha una... Tu non devi andare a letto? Avevi sogni! Lasciami con mia figlia, che parlo con mia figlia. San Maria non è niente. E ha una grande proprietà sulle spalle. Ah, già, certo! C'ha la coppa! Ha la coppa, ma che coppa c'ha? Tu devi dirmelo, quello è un ragazzo intelligente, onesto. E poi se San Maria non è niente, lo sistemo io a San Maria. Altro che! Ecco. Dovete sentirvi. No, c'è San Maria.
Scusate, San Maria, non è per voi, ma dico io, come si può pretendere che una ragazza cambi vita così da un momento all'altro? Mi scusi, il matrimonio è un passo serio, decisivo, che va studiato, ponderato. E noi questo passo lo studieremo e lo pondereremo. Giusto, si deve studiarlo, come abbiamo ponderato il nostro. Se l'avessimo ponderato, nulla chi ce l'ha fatto fare, Gervasio, parliamo seriamente. E io seriamente sto a deve decidere mia figlia, per quella che deve decidere. È vero, Rosina? Decide, Rosina, è vero, Rosina! Gervasio! Gervasio, per piacere, parliamo seriamente. E io seriamente sto parlando. E allora ti dico subito che mia figlia non sposerà mai un uomo che non ha. Ma come non è vero? Basta, è meglio che basta. Si sposa una figlia, per il padre è un grande dolore. Però, commendatore, non dimenticatevi che siete stati proprio voi e solo voi a volere questo matrimonio. E la signora Teresa, la signorina Rosina, erano fortemente contrarie a questo matrimonio. Lo so, dottore, è per questo che non ci dormo, da una settimana che non dormo, che non mangio. Lo so, io... Certo, avrei voluto in questo giorno un bel nipotino. Bellissimo! Ma che, dottore, le gemme nel sogno portano sventura! Sono disgrazie, sono, mamma mia! Ah, sì? Sì, allora... Scusate, commendatore, questo non lo so. Mia figlia che mi si mette a piangere, dalle sue lacrime nascono tanti gobbetti. E un gobbetto qua, un gobbetto qua, un gobbetto qua. Erano tutti marinaretti gobbetti. Allora mi dice lei... Vieni, ti faccio vedere mia figlia. Mi porta in un gran salone, grandissimo, e c'era al centro un letto. Sul letto c'era mia figlia, dottore. Mia figlia vestita tutta di nero, e piangeva. Ai piedi di letto, le ho detto, chi c'era? C'era quella cretina di casa, la cameriera, che piangeva. Piangeva in un mare di lacrime e nuotava. E queste lacrime diventavano un mare, io nuotavo lì. È vero che non so nuotare. E allora mia figlia mi dice, papà, guarda la tua nipotina che bella. E me la prende in braccio con te, dottore. Degli occhi come il mare, i capelli come l'oro erano. La prende, la guardo bene, dottore. Aveva tutta la gobba davanti e una di dietro. Una davanti e una di dietro, l'acqua era tutta gobba, tutta. Allora io dallo spavento la lascio cadere, ma lei non cade, rimane sospesa nell'aria e piange. E dalle sue lacrime cosa escono? Escono tanti gobbetti, e gobbo di qua e gobbo di là, e la stanza si riempie di gobbi dalle pareti, gobbi dalle tende, escono dai cassetti, tutta la stanza piena di gobbi. Arriva il mio genero capeggiato da tutti questi gobbi e inizia a colpire. Bravo, auguri, commendatore! Auguri, papà! Avete capito perché non sopporto gli applausi, avete capito? Allora io scappo, corro e vado in un grande bosco.
mi fermo in questo bosco e ti incontro tutto pieno di corvi, gatti neri, lampi, tuoni, una tempesta. E io mi metto a correre, ti esce da dietro un albero, mio genio Alberto, e ridendo mi dice, guarda, ed ascoltando i coppetti, tutti i coppi, io dalla stanchezza mi sono appena svegliato e ho detto, mamma mia che stanchezza, ora me ne metto a dormire. E mi sono messa a dormire. La santa benedetta malattia! L'uomo con la barba del ciondo di te! Mamma mia! Ma questa è un'allucinazione, sai? Ma dove? Ma l'ho visto, era una fissa. Era il sogno. Mamma mia, che? Madonna, santa benedetta! La conosco, ferma! È antico, sai? Io conosco, la conosco! L'ho vista! Sei contento? Non sono contento, la conosco! Mi sento davvero stanca! Gervasio, che bella funzione religiosa! E quel padre Girolamo, proprio un sant'uomo, sai? Mi ha detto, signora Teresa, le manderò il più bel servizio di altare che abbiamo in parrocchia. Così, Girolamo? C'erano oltre 300 candele. No, 300. Erano 200. Lo so per fondo, certo, 200. Ricordo. Ma che femminuccia, no? No, bionda, quella occhio del mare, no. Quindi, Rosina, viene qua, ti devo parlare. E chi è? Nello scoppio io non ce la faccio più. Voi mi dovete sentire tutti. Ascoltami, Rosina, io... Alberto, come uomo e come amico, Alberto è la corona della mia testa. Ma come marito, non lo reputo degno di te. Oh. Gervasio, ma come? No, mamma, fai parlare me. Papà. Voi siete stato sempre onesto e sincero. E con la stessa onestà vi chiedo di dirmi come mai avete cambiato opinione. Perché... Alberto, fai quello che vuoi. Prendi le dovute precauzioni, portami in tribunale, ma sappi che io questo matrimonio lo farò annullare. Ma va bene, ma perché? Perché questo matrimonio non mi piace più. Prima mi piaceva. Ora non mi piace più. E che? Prendi tu quello che devi fare, fallo. Ma io lo faccio annullare. Ma ditemi perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché sono cifotico. Alberto, fai quello che vuoi, portami in tribunale. Ma io non posso sostenere questo matrimonio. Va bene, vi sto solo chiedendo. È questa l'unica ragione che vi impedisce di dare il consenso al nostro matrimonio? Certo, per farti stare tranquillo, è questa l'unica ragione. E allora va bene. Ma se questa è l'unica ragione, papà, io, vedete, la gonfa, e me la posso pure togliere. Bravo! Ma che bravo, ma che cosa sta facendo? Come da noi, si è scopato! Ma come si è scopato? Ma statevi zitti, ma vi faccio scopare tutti! Guardate, ma che cos'è? Guardate qui! Ma come, guardate qui! Bravo! La bomba non c'è, anzi c'è, sì, ma è qui, nella giacca. E qua non c'è la bomba? No. Teresa? Gervasio, oramai non c'è più. Commentatore, ma l'hanno fatto bella! Mi sa che ve l'hanno fatta anche a voi, però. Io sapevo tutto, vero signora Teresa? Abbiamo fatto tutto il nostro comodo. Vedete, commendatore, io
è quello speranzato, villico, che si era innamorato di vostra figlia Rosina. No! Tu sei cosa? La stessa danzana! Non è molto cerebre! Per potere sfaticato! È venuto danzana! Te l'ho detto, Gervasio, abbiamo fatto tutto il nostro comodo. E allora, ci sono altre ragioni che vi impediscono...